Buongiorno a tutti, anche quelli che ci seguiranno in differita. Allora, oggi facciamo un allenamento. Oggi è giornata gambe, quindi lavoriamo interno e esterno coce. Oggi, quindi preparatevi. Partiamo già con un riscaldamento che ci aiuta a fare un po' più intenso e durata media, quindi ci stiamo nei tempi. Allora, tenete sempre a disposizione idratazione. Iniziamo a fare un breve riscaldamento anche della parte alta, anche se oggi ci servirà meno, ma così anche per chi è all'inizio e può fare come sempre la prima parte dell'allenamento che può servirgli. Così, oltre che per riscaldamento, proprio già per un piccolo allenamento da ripetere eventualmente più volte. Ok? Bene, allora partiamo con la parte alta, quindi spalle avanti. E anche spalle indietro. Partiamo con calma, da ferma e poi avremo da muoverci da dopo. Ok, braccia alte e spingiamo indietro. Alto, indietro. Ancora. Ultimo, indietro, su, indietro, ok. Discesa laterale, doppio impulso, salgo. Dall'altra, discesa laterale, doppio impulso, salgo ancora. Salgo. Bene, su. Ritorno. Faccio ancora una volta. Ok, bene, ci ruotiamo, spingiamo bene in avanti, schiena e braccia, accompagniamo col collo che passa tra le braccia, testa tra le braccia, ok, ancora. Ultima. Rimaniamo in posizione, andiamo sulla colonna, quindi bene la mobilizzazione della colonna. Accompagnate anche col movimento del collo. Ok. Vengo su, torniamo in alto, braccia alternata, uno, due, indietro, e avanti, sempre alternato. Ok, ultimo. Bene. Spingo avanti le spalle, spingo indietro. Ok. Benissimo. Ok. Andiamo adesso a riscaldare un po' la parte bassa. Mi metto solo i tempi, così almeno no. Facciamone troppo né poco. Bene, allora andiamo un attimo a steppaccia e iniziamo a spingere avanti la gamba da fermo, però.
Spingo, spingo. Un po' di warm up. Ok, ancora, facciamo l'ultimo. Divarichiamo e scendiamo sempre dallo stesso lato. Ritorno e scendo. Distendiamo bene la gamba. Piego bene. Ok. Facciamo l'ultimo e poi cambiamo lato dall'altra. Ok? Ok. Ancora, lavoriamo 30 secondi, scaldiamo bene. Ok, ancora, ultimo. Bene, scendiamo, torniamo in rotazione, caviglie, e andiamo a fare un'apertura delle anche. Ruotate bene. Ok, ultima, bene. Divarichiamo, extra rotazione caviglie. Bene, distese le gambe, scendo. Ritorno su, scendo dall'altra. Ok, ci mettiamo in rotazione, più o meno i piedi paralleli, apertura delle spalle, scendo, tengo la punta, piego e salgo, senza muovere i piedi che restano ancorati a terra, distendo solo le gambe e le mani le tengo sulla punta dei piedi. Ancora, distendo tutta la colonna, scendo, distendo, scendo, distendo. Ok. Bene, barichiamo le gambe, partiamo. Bene, piedi assumo, li mettiamo. Talloni allo stesso livello. E vado a scendere. Scendo bene giù, sentite che lavora l'interno coscia e vado su. Scendo. I piedi sono a sumo. Il movimento è tranquillo, deve scendere bene. Salgo. Non troppo veloce. Usiamo il nostro corpo come peso, quindi lento. Vado giù e torno. Scendo e torno. Facciamo un'ultima discesa, poi recuperiamo. 10 secondi. Mettiamo poi in posizione sempre sumo. Andiamo semplicemente a muovere sulla punta dei piedi. Quindi posizione sumo, vado sulla punta e ritorno, sempre in questa posizione, punta e ritorno, punta, torno. Un'isometria col movimento della caviglia sulla punta dei piedi. Ok, vengo un attimo su a metà. Sciolgo e ritorno giù e rifacciamo. Sempre punta e appoggio. Punta e appoggio. Posizione squat.
Poggio ultimo. Ok, molto bene. Andiamo. Adesso, un po' più difficile, sempre in quella posizione. Poi i piedi sempre leggermente ruotati verso l'esterno. Scendo, vado in isometria, ma ci vado sulla punta del piede. Quindi cerchiamo di stare in equilibrio sulle punte dei piedi in posizione squat. Difficilissimo, dai ragazze! Andiamo. Allora, chi vuole può salire adesso, un attimino, sale e ridiscende, sempre in posizione, punta dei piedi, isometria. Qualche secondo ancora, 3, 2, 1, salgo e sciolgo, sentite che le gambe sono belle appesantite. Adesso andiamo a fare dei lunge alternati, quindi estra rotazione bene delle caviglie, richiamo bene le gambe, facciamo un passaggio da una parte all'altra, ritorno su, scendo, torno, scendo, allungo bene gli adduttori e gli adduttori, eccoci, ritorno, ritorno. Alterno, il movimento è sempre tranquillo, fatto bene, discese lente. Uno, l'ultimo dall'altra parte, 10 secondi. Allora, scendiamo, qui andiamo. Da uno stesso lato, discendo, quando alzo ancora il calcio in laterale, ok? Allora, scendiamo, quando torno, calcio, ridiscendo, calcio, ridiscendo. Potete fare un appoggio centrale, salita e scendo, appoggio. Con la punta solo per dare stabilità, spingo e scendo. Gamba sempre tesa, eh? Ok? E calcio in laterale. Ok, vediamo, facciamo la stessa cosa, ovviamente. Dall'altra parte. Ok, partiamo quindi. Discesa, appoggio centrale, lancio gamba, incrociando. Molto bene, a discesa, allungo l'interno coscia. Coordino anche, quindi lavoriamo anche sulla concentrazione, sviluppo della memoria che ci serve. Vado. Ok, facciamo l'ultima discesa e recuperiamo. Ok, adesso andiamo a terra, ci appoggiamo, bevete intanto. In appoggio gomito, scendete il lato, quindi la gamba dietro piegata e la davanti viene su senza appoggiare a terra, viene su. Bene, in appoggio gomito. Gamba avanti distesa, viene su, la dietro piegata. Lavoriamo sull'interno coscia. Bene su, sentite che sta lavorando questa parte.
L'adduttore. Adesso, spingo ancora. 3, 2, 1, recupero. Rimaniamo dallo stesso lato, però questa volta più difficile. Scendiamo giù in appoggio sul gomito, alziamo la gamba che non abbiamo utilizzato prima e l'altra sotto viene su, quindi una sta su e l'altra va su e giù, quella con cui abbiamo già lavorato prima. Quindi una in alto e l'altra viene su. Riuscite? Provate ad andare a toccare il piede che lavora con quello fermo in alto. Andiamo. Senza appoggiare a terra, quando siete giù, poi risalite. 3, 2, 1. Ok, recuperiamo. Sempre stesso lato, rimaniamo sempre giù, in appoggio, testa e classico, andiamo su e giù la gamba. Allora, lavora l'altra gamba adesso, però sempre stesso lato, stessa posizione. Ok, vado su, scendo. Ok, cercate di tenere il movimento concentrato, non troppo alto, poi dopo Natale useremo anche gli elastici, quindi avremo la possibilità di regolare anche con diverse forze. Ok, andiamo su, ultimo, bene, riposiamo un attimo che continuiamo a lavorare sempre con lo stesso lato, quindi sfruttiamo bene. Ancora, adesso ci appoggiamo sul gomito e andiamo a fare dei cerchi indietro con la gamba sopra. Okay? Lavoriamo 50 secondi circa, quindi abbastanza impegnativo. Facciamo bene? Dei cerchi. Voi, ma io sono già stanchissima. Ecco, allora adesso cambiamo giro, andiamo in avanti. Brucia tantissimo. Ragazzi, ok, ultimo giro. Oh. Fine, passiamo dall'altro lato. Ci mettiamo in appoggio gomito dell'altra, la gamba piegata dietro, stessa cosa di prima, vado su, quella gamba è a terra, vado su, giù. Cercate sempre di non toccare a terra, appena siete giù va su, come una molla. Ok, ancora, spingo bene, ok, vado bene su, vado bene, 2, 1, ok, recuperiamo 10 secondi, stessa cosa di prima. Andiamo un pochino più giù però, quindi appoggiamo la testa sulla mano, alziamo la gamba non troppo alta, così possiamo andare a cercare di toccare con l'altra sotto la gamba distesa su. Cerco di andare su, di ciò non puoi mai bere il mio infuso con aloe. Ok, spingo,
Brucia abbastanza, ragazzi. Assodiamo. Oh. Ultimi 10 secondi. Teniamo. Dai. 3, 2, 1. Ok. Adesso andiamo completamente giù, se volete, oppure appoggio della testa. Andiamo su e giù con la gamba sopra. Ok. Andiamo giù in appoggio. Su e giù. Anche non troppo alte. L'importante è che si riesca a lavorare bene anche con la parte esterna della coscia, l'adduttore. Vado su, sentite che brucia anche il tibiale. Vado su. Dieci secondi. Ok. Bene. Andiamo adesso in rotazione. Ci tiriamo un pochino su sul gomito e andiamo in rotazione indietro. Bene, la rotazione. Ok, cambiamo giro dall'altra in avanti. Ah, come brucia, ragazzi. 10 secondi. Bene, bene, teniamo. 3, 2. Uno, ok. Andiamo adesso a fare un lavoro col ponte. Andiamo a metterci giù. Andiamo su e chiudiamo, andiamo sulle punte, chiudiamo le ginocchia e saliamo su. Rimanendo su così. Isometria in posizione ponte, ginocchia unite. Bene, chiudo gli glutei. Spingo su. Ok. Molto bene. Adesso ci mettiamo sempre in posizione di ponte e andiamo su e giù in posizione ponte, ok? Siamo pronti? Spingo e scendo. Spingo e scendo. Ancora. Bene. Ok, vediamo. Ok, adesso ci mettiamo in posizione col braccio disteso e andiamo a fare
Parto. Apro. Chiudo. Apro. Molto bene, finiamo. Ok, recuperiamo e andiamo dall'altra. Ok, posizione, piedi uniti, chiudo, apro, un po' a vongola. Ancora. Ok, molto bene, ci mettiamo giù, distesi, gamba distesa, portiamo avanti, in alta, cioè piegata, quella davanti, quella dietro si alza. Ok, spingo su, molto bene, ok, ci posizioniamo dall'altra parte, stessa cosa, andiamo bene giù distesi, gamba avanti, piegata, viene sull'altra, ok? Spingo bene su, non tocco a terra, o almeno tocco e risalgo su come una molla. Ok. Molto bene. Spingo, ok, vengo su, facciamo ancora almeno uno dai piedi, ci alziamo e andiamo. Se non riuscite a tenere l'equilibrio in questo modo va molto bene anche appoggiarsi, altrimenti andiamo su, ritorno senza fermarmi, vado su. Ok, scegliamo, facciamo la stessa cosa dall'altra parte. Siamo pronte? Ok, via. Ok, sciogliamo, ultimo sempre in slancio e andiamo però a spingere incrociando e vado su, ok? Questo modo. Siamo pronti, piede tenetelo a martello, cercate di spingerlo su incrociando e poi vado su.
Ok, dall'altra parte, 10 secondi, siamo pronti? Ok, si parte, spingo, vado su. Ok, ultimo, 10. Ok, sciolgo. Andiamo bene sulla punta del piede. Sciogliamo un po' le gambe e andiamo a allungare un pelo. Allora, divarchiamo le gambe a livello spalle, andiamo su con il lavoro sul quadricipite. Ok, andiamo su dall'altra. Molto bene. Andiamo a divaricare bene le gambe. Andiamo ad allungare bene interno, coscia esterno. Gamba sinistra. Dall'altra. Ok, intrarotazione caviglie. E andiamo. A lavorare adesso da sedute. Quindi teniamo bene i piedi uniti, spingiamo il più possibile verso il basso le ginocchia. Ok, allungo una gamba, l'altra la metto con la pianta del piede nell'interno coscia e distendo. Ok, facciamo dall'altra. Ok, ci mettiamo in quadrupedia, i piedi appoggiati a terra in questo modo, con la pianta diciamo scoperta e scendo giù, spingo indietro a sedere, spingo in modo da far lavorare l'interno coscia. Ok, mobilitiamo un po' la colonna, bene anche il collo. Su. Ok. Molto bene. Ciao Tommy, buona scuola. Ok, vengo su, mi siedo, allungo bene la colonna. Vengo su,
Distendo ancora una volta. Ok. Vengo su. Collo. Rotazione dall'altra, giù, su, rotazione dall'altra, ancora. Ultimo giro. Ok, bene, bel lavoro anche oggi sulla gamba. Vi saluto e ci vediamo mercoledì per il Total Body.